tutti cari amici e benvenuti nuovamente nel mio piccolo laboratorio hobbistico. Sono veramente entusiasta di cominciare questo video perché questo video spero sarà il primo di una lunga serie che avranno come argomento quello di trattare appunto le finiture naturali. Ma la cosa che mi entusiasma di più è che non parlerò della finitura in sé per sé, come funziona per esempio la cera, un olio, ma parlerò di come preparare queste finiture nel proprio garage, nel proprio laboratorio. E questa cosa vi assicuro che è davvero gratificante realizzarla con le proprie mani e sperimentare. È un po' come giocare al piccolo alchimista. E non vi nego pure che questa cosa un po' mi emoziona. Per fare tutto questo però vi chiedo soltanto un piccolo aiuto, e potete darlo semplicemente iscrivendovi al canale, mettendo un like, commentando qui sotto e condividendo questo video. Fatemi sapere se la cosa vi può risultare interessante, non esitate a scrivertelo nei commenti. In questo video parleremo dell'encaustico. Ma cos'è l'encaustico? L'encaustico non è altro che un mix di cera d'api, cera carnauba, eventualmente aggiunta di bitume di Giudea in polvere, e il tutto diluito in trementina. Ebbene, l'unione di questi prodotti naturali fa sì che le loro caratteristiche positive si vadano a sommare in maniera sinergica, andando a formare poi un prodotto, una finitura veramente eccezionale. Le applicazioni dell'encaustico sono fondamentalmente due. La prima appunto è quella che ho già detto, di essere utilizzato come finitura, quindi direttamente quando abbiamo finito il nostro manufatto andare a applicare l'encaustico sul legno già ancora con il poro aperto. Mentre la seconda applicazione è quella che viene usata nel restauro del mobile antico, ovvero viene utilizzato per patinare, specialmente nella versione con bitume di Giudea, per ridare quel sapore di antico al mobile, di vissuto, avendo inoltre come caratteristiche quella di proteggere il mobile, la gomma lacca che c'è sotto, dall'umidità e dalla polvere. Apro una piccola parentesi: giustamente qualcuno di voi si chiederà come mai mi devo realizzare un encaustico quando lo vendo già bello che pronto. Ebbene, rispondo a questa domanda dicendovi subito che, salvo rare eccezioni, è difficile trovare encaustici di buona qualità appunto sul mercato. Mentre facendolo da voi potete scegliere ogni singolo componente, verificandone appunto la qualità, e sapete appunto quello che andate a fare. E un'altra cosa molto importante è che potrete, modificando le proporzioni di ogni singolo componente, aggiustare in base, come vedremo, alle varie situazioni, la ricetta, personalizzandola a quelle che sono le vostre esigenze, a quello che sarà il legno che andrà a ricevere il prodotto finale. Prima di procedere però con la spiegazione della preparazione dell'encaustico, è bene andare ad analizzare singolarmente ogni componente di questo, andare a vedere quelle che sono le sue caratteristiche peculiari che, come ho detto, andranno a sommarsi poi in quest'unico prodotto meraviglioso. Andiamo adesso a parlare di quello che è il primo componente dell'encaustico, ovvero la cera d'api. La cera vergine è la denominazione commerciale della cera d'api. Questa si presenta in pani di colore variabile che vanno dal giallo chiaro al bruno. Dovete fare attenzione proprio al colore perché, ad esempio, la classica cera italiana, quella di qualità migliore, ha proprio un colore giallo bello carico. Questa è quella di migliore qualità. Qui abbiamo due versioni di cera. Questa è quella già pronta, che viene fornita appunto già pronta per essere fusa. Vedete il colore giallo molto carico. Questa è pronta proprio per essere già miscelata.
Mentre qui vedete un altro panetto non raffinato ancora, non filtrato, che diceva che appunto presenta sia propoli che varie impurità. Questa andrebbe sciolta, filtrata, pulita. Quindi se non volete perdere tempo, questa la trovate direttamente dagli apicoltori e questa la trovate in vendita ad esempio proprio sul sito che vi linko in descrizione. La cera d'api ha un alto punto di fusione, questo è compreso tra i 62 e i 64 gradi centigradi. Non raggiunge mai l'ebollizione in aria, ma continua a riscaldarsi fino ad infiammarsi a circa 120 gradi centigradi. Visto che parliamo di cera, nonostante l'uso principale che si fa della cera è nel restauro ed è quella della lucidatura, della patinatura, come abbiamo detto, un uso non meno frequente ma altrettanto importante lo sia anche nella fase di stuccatura. Infatti, come vedete qui, abbiamo degli stick per la stuccatura. Per quei mobili che poi andranno infatti lucidati a cera si possono usare questi stick che hanno diverse colorazioni, come vedete, che vanno a simulare le varie essenze lignee e solitamente vengono utilizzate per chiudere quei piccoli fori di tarli o delle piccole imperfezioni che sono sfuggite al restauro o successivamente, dopo che il restauro è stato fatto da anni, per andare a fare quei piccoli ritocchi per non effettuare magari un restauro ex novo. Non è però adatta per sostituire lo stucco vero, proprio perché la sua consistenza non lo permetterebbe, è davvero morbida, specialmente quando d'estate fa caldo. Non indurisce poi come lo stucco, ma rimane appunto morbida. La cera Carnauba Fores è una cera vegetale molto pregiata. Viene ricavata per estrudazione dalle foglie della copernice cerifera o prunifera. Queste vengono raccolte appunto durante la stagione arida, quando sono ancora chiuse e avvolte da un sottile strato di cera. La carnauba si presenta sotto forma di piccole scaglie colore giallo pallido ed è ricercata per le sue caratteristiche di resistenza, ma anche quelle di brillantezza. Viene aggiunta ad altre qualità di cere, appunto come vedremo nell'encaustico, per aumentare il punto di fusione, per aumentare la sua durezza e la limpidezza, come appunto nel nostro caso nel restauro ligneo usata nelle ricette per la creazione di impasti, anche ad uso stuccatura, o per la ceratura o per la verniciatura dei mobili. È importante sapere pure che il punto di fusione si trova tra gli 82 e 87 gradi centigradi ed è solubile a caldo nei comuni solventi come l'alcol etilico, la trementina, il benzolo e il tricloroetilene. Parliamo adesso di un altro componente dell'encaustico, ovvero la trementina. La trementina è un prodotto molto volatile e infiammabile, si ottiene dalle conifere. Il problema della trementina è quello di ottenere una buona purezza del processo industriale di distillazione quando viene separata la parte volatile, che appunto è l'essenza di trementina, dalla parte resinosa che viene chiamata pece greca o colofonia. Se la lavorazione infatti non è scrupolosa, quello che alla fine si otterrà sarà un prodotto schiumoso, oleoso e giallastro, come quello che di solito si trova nei colorifici. In commercio si trova comunemente quella derivata dal pino e dall'abete. In teoria esiste anche una versione chiamata trementina veneta, che è prodotta a partire dall'arice e porterebbe a risultati di gran lunga superiori nella preparazione dell'encaustico. Ma onestamente non l'ho mai, diciamo, testata. Questa invece è la trementina che utilizzo io, ha un gradevole odore aromatico, anche questa è distillata a partire dalle varie conifere, dalle resine di varie conifere. È bene sapere che la trementina è il solvente più antico che esiste ed è chiamato anche acquaraggio vegetale proprio ad indicare la sua origine appunto naturale e la sua destinazione d'uso. Normalmente l'impiego è nelle belle arti
per diluire i colori, quelli ad olio, ma appunto può essere anche utilizzata in tutti quegli usi in cui si vuole sostituire l'acqua raggia con un prodotto naturale. Viene utilizzata anche per diluire le finiture ad olio, ma questo lo vedremo in un prossimo video, come ad esempio l'olio di lino cotto oppure anche lo stesso olio di lino. Ma appunto, come ho detto, ne parleremo questo in un altro video. Ho messo proprio per ultimo questo componente per la produzione dell'encaustico, per la sua preparazione, perché è opzionale. Infatti, solo nel caso in cui volessimo preparare un encaustico bituminoso o cera bituminosa, avremo bisogno appunto del bitume giudaico in polvere. Il bitume giudaico è anche chiamato asfalto siriano. È un composto di bitume e di argilla ed è di origine anche questa naturale. Viene impiegato appunto per preparare le pattinature invecchianti sulle lacche, quindi come ho detto prima, l'encaustico che viene passato dopo un restauro per ripatinare il mobile antico. Ma viene utilizzato anche nelle dorature per dare quel tocco di vissuto. Passiamo ora agli strumenti che servono per la preparazione dell'encaustico. Come vedete, non occorre chissà che cosa, basta una bilancia con la precisione del grammo più che sufficiente, un termometro per poter misurare la temperatura dell'acqua e verificare appunto che non superi i gradi consentiti per evitare che si rovina l'encaustico, un fornellino o a resistenza o a induzione, un contenitore una pentolina in acciaio inox recuperate e nient'altro, un altro pentolino interno e un cucchiaio per poter miscelare meglio tutti i vari prodotti. Questo è un momento importantissimo, fate attenzione e memorizzate quanto segue. Non utilizzate fornellini a gas, ovvero quella che è comunemente chiamata fiamma libera, assolutamente da non utilizzare, sono pericolosissimi perché la trementina è estremamente volatile e facilmente infiammabile, quindi sono assolutamente da evitare. L'encaustico, quando è fuso, è altamente ustionante, quindi proteggete le vostre mani, tutte le parti del corpo esposte e anche le vie respiratorie con una maschera ai carboni attivi. Finalmente siamo arrivati al momento della ricetta. Parliamo della ricetta adesso. E diciamo subito che in genere le ricette per preparare l'encaustico sono davvero tantissime, ragazzi. Per molte ricette addirittura non esistono dei veri e propri testi, ma soltanto delle ricette tradizionali che sono state tramandate da generazione in generazione da artisti, restauratori e varie tipologie di artigiani. Quasi tutte però si basano su proporzioni variabili di cera d'api, cera carnauba, trementina e, tra parentesi, io metterei anche il bitume di Giudea. Comunque tutte queste ricette portano risultati validi. Se non sono uguali, sono perlomeno simili e comparabili. Possiamo però individuare dei, diciamo, fattori che ci fanno capire come l'aumento, la diminuzione di molti componenti determinano la variazione di caratteristiche dell'encaustico. Ad esempio, la presenza di più o meno trementina porta ad una diversa pastosità e consistenza dell'encaustico. Questo significa anche avere una diversa spalmabilità del prodotto. Quindi cosa fare? Sicuramente provare partendo da una buona ricetta base, cercare di capire cosa comporti la variazione quantitativa di un componente rispetto a un altro, e poi cercare di farsi una ricetta propria con l'esperienza, col tempo. Una buona ricetta di partenza, ad esempio, per preparare l'encaustico, che già dalle ottime caratteristiche, è la seguente.
Quella più comunemente utilizzata e che si trova in numerosi testi, ma anche in vari siti, è data dalle seguenti proporzioni. Abbiamo 12% di cera vergine d'api, l'8% di cera carnauba, l'80% di essenza di trementina. Quindi, ad esempio, se vogliamo preparare un chilogrammo di encausto, servono 120 g di cera vergine d'api, 80 g di cera carnauba, 800 g di essenza di trementina, che può essere anche volendo veneta. Vi do adesso dei consigli sulle proporzioni, visto che non sono assolute, però vi dico subito che in termini di massima, per i legni duri richiedono un prodotto più diluito, mentre i legni teneri si lucidano con un prodotto più concentrato. Solo l'esperienza vi potrà portare a capire di più sulle concentrazioni. Un'altra cosa che ho imparato dall'esperienza, sia trasmessa che diretta, è che d'estate è meglio avere un prodotto con una percentuale maggiore di cera carnauba, che ha un più alto punto di fusione, mentre d'inverno è il contrario. È meglio avere un prodotto con più cera d'api, che ha un più basso punto di fusione. E questo perché d'estate abbiamo bisogno di un prodotto più duro, più consistente, proprio perché già con la temperatura viene sciolto, mentre d'inverno abbiamo bisogno di un prodotto molto più liquido, perché altrimenti sarebbe difficile applicarlo e lucidarlo, perché va fatta a mano poi questa operazione. E infine un altro suggerimento: quando finite di preparare l'encaustio, sul barattolo appuntate sempre le proporzioni e gli ingredienti che avete utilizzato, in modo tale da acquisire esperienza, ricordare appunto cosa avete utilizzato, anche perché negli anni poi magari fate un barattolo di un chilo che vi dura un paio d'anni, dimenticate come avete raggiunto quel particolare risultato. È sempre bene segnare tutto sul barattolo. Bene, andiamo adesso a versare il primo componente, ovvero la cera a più alto punto di fusione, ovvero la cera carnauba. In questo caso erano 80 grammi. Andiamo adesso a versare la carnauba all'interno del secondo pentolino e aspettiamo che questa sciolga. Nel frattempo verifichiamo pure la temperatura dell'acqua, che non superi gli 85 gradi. Deve mantenersi tra gli 80 e i 90, noi facciamo 85. Nel frattempo andiamo a preparare la pesata per la cera d'api, 120 grammi. Abbiamo raggiunto l'acqua con gli 85-90 gradi, adesso aiutiamo la cera carnauba a sciogliersi con un cucchiaio, giriamo, diamo una mano. Ci vuole un po' di tempo, ma non bisogna avere fretta. È quasi perfettamente sciolta. Possiamo iniziare a tagliuzzare la cera d'api e a versarla quando più frantumata possibile, in modo tale da farla sciogliere anche il più velocemente possibile. Ed ecco la cera che sta sciogliendo. Adesso dobbiamo aspettare che sciolga completamente per versare la trementina. Tutte le cere sono sciolte, c'è qualche piccolo grumetto ancora, ma andiamo adesso a versare gli 800 g di trementina. Miscelare piano piano, aggiungere poco alla volta
e poi mescolare. Bene, ho travasato tutto su una pentola asciugante, ho aggiunto ancora la trementina e continuo adesso ad aggiungerla fino ad arrivare agli 800 grammi. Controlliamo la temperatura. Perfetto, non abbiamo superato la temperatura critica dei 90 gradi. L'encaustico è pronto per essere colato e ho infatti predisposto 5 barattoli in alluminio da 200 grammi ognuno. Quindi farò un barattolo con l'encaustico colore naturale. Per esempio così so che ho tolto 2,5 grammi. Una volta che non ci sono più grumi di bitume, vado a versare. Preparato l'encaustico, abbiamo quello di colore naturale senza bitume di Giudea e quello bituminoso. In questo caso l'ho fatto leggermente bituminoso perché avevo già questa già pronta di tonalità scura, inutile che ne facevo una uguale. Per la stesura, come si applica l'encaustico? Occorre o un panno di cotone, semplicissimo panno di cotone che utilizzo sempre per passare la cera, già vedete che è sporco. Stessa cosa dicasi per questo pennello che utilizzo per passare soprattutto la cera bituminosa, infatti vedete che è un po' più scuro, e lo uso soprattutto dove ci sono degli anfratti, delle parti in cui è difficile arrivare semplicemente col panno di cotone. Applicherò adesso su questa tavoletta la cera bituminosa, mentre su questa quella trasparente, andremo a verificare quali sono le differenze. Adesso applichiamo quella chiara. È possibile applicare la cera anche calda, riscaldandola, rendendola più fluida, col pennello andare a cospargere la superficie e poi sempre col panno andare a rimuovere
gli eccessi. Questa è un'altra modalità di applicazione. Andiamo adesso a vedere i risultati. Una volta passata la cera va comunque tirata sempre con un panno più pulito fino ad arrivare alla completa asciugatura. Questo va fatto preferibilmente il giorno dopo, quando la cera già ha fatto evaporare il resto del solvente, più solidificata, e in quel momento va lucidata. Le differenze fra le varie tavolette: qui abbiamo la tavola di raffronto, quindi non c'è nessun trattamento applicato. Qui vedete che è più scuro, e questa è quella trattata con bitume di Giudea, la cera bituminosa. Ha assunto un colore più caldo, una tonalità più scura, mentre qui abbiamo la cera quella senza bitume di Giudea, quindi quella color naturale. Come vedete si esaltano le venature, la lucidatura è morbida, ma non per questo non abbiamo nessuna alterazione di colore. Raffrontiamola col pannello di prima, vediamo appunto che il colore è quasi perfettamente identico, però questo è più lucido ed è soprattutto protetto. Per lucidare, quindi una volta che l'encaustico è solidificato, oltre il panno di cotone, dove appunto è difficile arrivare col panno, utilizzo una spazzola di questo tipo con setole morbidissime, o anche al limite una semplicissima spazzola, quella per lucidare le scarpe. Bene, adesso andiamo ad analizzare brevemente quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di applicazione. Sicuramente il primo vantaggio che salta all'occhio è quello che l'encaustico è formato soltanto da prodotti naturali: cera d'api, cera carnauba, trementina, bitume giudea, sono tutti componenti di origine animale e vegetale, quindi un prodotto veramente naturale. L'altro vantaggio non di poco è l'economicità dell'acquisto di tutti i componenti. Oltre che l'economicità, anche la semplicità nel poterli reperire sia nei negozi locali del vostro paese, botteghe, o soprattutto online, ormai è facilissimo acquistarli. L'altro vantaggio è quello della semplicità nel realizzare l'encaustico. È ancora più semplice quando lo comprate già bello che è fatto, mi raccomando, di qualità. E inoltre anche la semplicità nell'applicarlo. Come avete visto, bastano pochi utensili, pennelli, straccetti di cotone, una spazzola per lucidare, un altro panno pulito, anche un panno di lana volendo. C'è anche la tecnica della calza usata da donna. Insomma, niente di eclatante, niente di difficile da poter fare. Quindi solo vantaggi? Eh no, ce n'è uno di svantaggio, ed è quello che appunto questa finitura, essendo così morbida e così soggetta ad essere diciamo tolta via dall'uso che si fa dell'oggetto, è una finitura che ha bisogno di attenzione e di manutenzione. Normalmente basterebbe una volta all'anno ripassare un po' di encaustico e una bella lucidata. A volte basterebbe soltanto ripassare un panno per lucidarla. Ad esempio qui in Sicilia nell'estate col forte caldo, a volte i mobili che io ho restaurato vedo che si appannano, lì è dovuto al fatto che appunto quando si raggiungono quelle giornate oltre i 35, 36, a volte anche 40 gradi, perde un po' di lucentezza, ma basta aspettare la giornata giusta per ridare con un colpo di panno di lana la giusta lucentezza. È vero che è uno svantaggio questo, ma è anche vero che è facilissimo manutenzionare un mobile con l'encaustico, cioè non ci vuole assolutamente nessuna arte acquisita. E poi soprattutto il fatto di manutenzionarlo negli anni gli darà al mobile, al manufatto, un fascino veramente unico, perché la cera accumulata negli anni con quel poco di polvere soprattutto negli angolini gli darà quell'aspetto di vissuto che a mio parere è fantastico. E poi inutile dirvi che basta avere un po' di fantasia, che l'encaustico, come avete visto nei miei video passati, magari
anche quelli che parlano delle finiture che ho fatto sulla resina, ai lavoretti che ho fatto al tornio, si possono poi applicare veramente in svariate situazioni, quindi basta avere un po' di fantasia, di conoscenza della materia e poi sapete giostrare magari nei dosaggi e farvi l'encaustico perfetto per quella specifica applicazione. E tutto ciò è veramente interessante. Vi ho parlato dell'encaustico come una finitura, ma vi ho detto anche che nel restauro è utilizzato come una protezione dall'umidità, dalla polvere e per proteggere la gomma lacca. Ebbene, ora vi mando qualche foto di un esempio. In quel caso, appunto, nel restauro l'encaustico viene utilizzato per smorzare il troppo lucido della gomma lacca, perché la gomma lacca, una volta tirata al lucido, è molto lucido, quindi dà quella parvenza al mobile appena restaurato di essere nuovo. Soprattutto nel caso dell'encaustico bituminoso, passandolo dopo appunto la gomma lacca, ripatiniamo, diamo quella patina di vissuto al mobile, rendendolo, diciamo, più adeguato a quello che dovrebbe essere il suo aspetto. Vi ho anche detto che esistono tantissime ricette nella preparazione dell'encaustico, ma non vi ho detto che esistono altri ingredienti da poter aggiungere e giostrare in questo equilibrio di componenti. Ebbene, parliamo per esempio di aggiungere vari tipi di olio, olio di ligno cotto, crudo, per ottenere delle finiture ancora diverse, per altre applicazioni o anche altri tipi di olio, che non vi voglio anticipare troppe cose. Però se vi interessa, vi ripeto, scrivetelo nei commenti, così io posso capire che la cosa vi interessa e continuare su questa strada. Ebbene ragazzi, ho cercato di trasmettervi veramente tanto, ed è difficile farlo questo, ma relativamente possibile. Ma c'è una cosa che non posso assolutamente trasmettervi per video, ed è l'odore che si sprigiona quando si prepara l'encaustico. Quello è da provare. Con questo credo di avervi detto tanto, c'è ancora tanto da dire veramente, ma lo spazio di un video è quello, non voglio andare oltre. Comunque, se avete qualsiasi domanda, mi raccomando, scrivetelo sempre nei commenti, fatemelo sapere anche su Instagram e su Facebook. Se avete qualsiasi dubbio, cercherò, per quelle che sono le mie conoscenze, di rispondervi. Termino qui questo video, vi rimando, spero, al prossimo della stessa serie. Vi saluto tutti e vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Mi raccomando, ci vediamo sempre qui sul canale di Geppetto Digitale. Ciao!